Beer Food Attraction 2024 continua, continuiamo il nostro giro itinerante all'interno dei corridoi della fiera nella sezione Spirits per andare a scoprire un nuovissimo prodotto di un antichissimo brand. Ci troviamo allo stand di Casoni Fabbricazione Liquori S.P.A. e ci troviamo in compagnia di Roberto Galantini, il responsabile commerciale e marketing. Roberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Roberto, con oltre 210 anni di storia, Casoni ha fatto davvero la storia di questo paese con alcuni dei suoi prodotti. Qual è la storia, però, in un minuto di Casoni Fabbricazione Liquori? Casoni nasce nel 1814, quindi quest'anno compiamo 210 anni. 210 anni pieni di storia, appunto, come si diceva prima, e di soddisfazioni che hanno visto questa azienda trascorrere e trasferire le proprie competenze anno dopo anno fino ad arrivare ad una nuova tappa del 2016 che nasce e fa rinascere e fa sì che l'azienda si proponga nel mercato, in particolare dell'Horeca, con tutta una serie di prodotti nuovi che hanno caratteristiche fortemente legate al territorio. L'azienda nasce ed è ancora a Finale Emilia e quindi la nostra proposta di prodotti all'interno del nostro catalogo parla proprio emiliano, anche se naturalmente è rivolta a tutti i clienti che sono presenti sul territorio nazionale. Cosa presentate qui a Beer & Food Attraction? Qual è questo nuovissimo prodotto? E presentiamo la nostra linea di prodotti super Horeca, quindi prodotti di grande qualità con un posizionamento premium sul mercato. In particolare completiamo la linea 1814 che richiama, come dicevamo prima, la data di nascita della nostra azienda con un prodotto nuovo, un vermouth che nasce da uvaggi 100% trebbiano e un compound di erbe che lo caratterizza con un gusto morbido e ideale per essere miscelato nei cocktail più tradizionali come Negroni, Americano, Milano, Torino. E sono proprio i prodotti che vedevamo poco fa. Roberto, voi siete però anche i produttori di altro prodotto storico, l'Amaro del Ciclista, un prodotto che ha fatto anche in questo caso la storia. Ma qual è la storia dell'Amaro del Ciclista? Ma l'Amaro del Ciclista nasce dal recupero di una storia che è stata trovata negli archivi dell'azienda e che raccontava di un ragazzo modenese che ogni domenica partiva in bicicletta. Allora non c'era alcun altro modo per poter trasferirsi da una località all'altra, e pedalava sul nostro Appennino per un centinaio di chilometri, e quando arrivava dalla sua amata, il padre della ragazza offriva lui un liquore che utilizzava e che veniva servito come corroborante dopo lo sforzo che aveva fatto per raggiungere il luogo di destinazione. È stata recuperata questa ricetta e quindi abbiamo dedicato il nostro prodotto, che si chiama Amaro di Ciclista, proprio alla persona che trascorreva tempo e faceva sforzi per andare a trovare la sua amata sugli Appennini modenesi. Quindi ancora in questo caso uno stretto legame con il territorio che caratterizza, come dicevo, la produzione di tutti i prodotti della linea premium di Casoni. Beh, io direi che è una storia bellissima, tutta italiana. E Roberto, a questo punto io devo chiederti, la vostra è una struttura estremamente capillare, riuscite a coprire un po' tutta Italia e molti clienti sono quelli che fanno parte del vostro pacchetto già servito. Esiste però, io dico sempre, la maglia che si smaglia, qualcuno che vorrebbe entrare in contatto con voi per andare a provare il prodotto, acquistare il prodotto e potervi in questo caso contattare, scrivere. Possiamo fornire un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale
potervi scrivere e o prendere contatti con voi? Sì, certamente, noi abbiamo naturalmente il territorio che viene coperto da una rete di agenti estremamente qualificata, ma ovviamente siamo sempre alla ricerca di nuove figure per completare questa road to market che ci vede protagonisti anno dopo anno e stagione dopo stagione. Quindi se ci fossero uomini che vogliono con noi condividere il progetto Casoni e quindi implementare e incentivare la presenza dei nostri prodotti sul territorio, possono scrivere a info@casoni.com. Questo indirizzo, ci sono persone che ricevono naturalmente le email e possono contattare le persone che sono interessate a questo tipo di attività molto volentieri. Molte grazie Roberto, grazie per la pillola informativa. Noi continuiamo a scoprire nuovi prodotti, grandi novità presentate qui a Beer and Food Attraction 2024. Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro, buona giornata, arrivederci.